Tra i tantissimi cloni di Pokémon che sono fioccati negli ultimi 20 anni, Palworld potrebbe essere quello che farà discutere di più. Non si può certo dire che gli sviluppatori di Pocket Pair abbiano molta fantasia, ma in quanto a faccia tosta sembrano ben forniti. Il nuovo trailer appena pubblicato ci è sembrato un po' più soft rispetto a quello di qualche mese fa, ma resta comunque scioccante. Nella nostra anteprima vi spieghiamo il perché. Pocket Pair ha definito la sua creatura un multiplayer open world survival crafting game, praticamente GTA V che incontra Pokémon che abbraccia Minecraft. Un miscuglio illogico di idee e meccaniche che però stranamente sembra poter funzionare. Graficamente Palworld è bellissimo, è pulito, coloratissimo e definito, con una direzione artistica che mantiene una coerenza visiva capace di unire ambientazioni realistiche con i modelli cartoneschi dei personaggi, specie per quello che riguarda l'illuminazione. Dal punto di vista della struttura, siamo di fronte a un open world pieno di creature da catturare e collezionare, che però risponde a una serie di regole ben precise. Alcune di queste proibiscono la stessa cattura dei mostri. I giocatori potranno acchiapparli lanciando una specie di Pokéball, ma dovranno stare attenti a non essere scoperti e a infrangere la legge. Il team di sviluppo non ha spiegato che cosa succederà ai trasgressori, tuttavia ha sottolineato che si potranno vendere gli esemplari più rari a una specie di mercato nero. A rendere Palworld davvero particolare, però, è l'uso, o meglio l'abuso, dei mostri in nostro possesso. Il titolo offre una gran varietà di contenuti, ma la maggior parte sfrutta in modo cinico e spietato i simpatici mostriciattoli, che peraltro assomigliano in maniera impressionante a quelli Nintendo. Potremo metterli a lavorare in fabbriche e orti e decidere i loro ritmi tenendo presente che potrebbero morire di stanchezza, pur producendo di più. Sarà addirittura possibile ordinare a un caposquadra di pestarli per rimetterli in riga nel caso in cui battessero la fiacca. La parte survival non riguarderà però soltanto i mostri, chiamati appunto PAL, ma anche i giocatori, che dovranno tirare a campare in questo mondo a metà tra il fantasy e il realistico. Gli sviluppatori non hanno specificato come e perché, fatto sta che potremmo essere costretti a divorare i nostri stessi PAL per non morire di fame. Come a dire, un etto e mezzo di Pikachu, signora, che faccio, lascio? La software house giapponese sembrerebbe aver dato alle creature un'importanza significativa sotto diversi aspetti. Coloro che decideranno di costruire una casa, ad esempio, scopriranno di doversi procurare anche il calore e l'energia elettrica. Ciò significa che dovranno impiegare specifici PAL nell'alimentazione degli strumenti, come fossero vere e proprie batterie. Potremo persino gettare un PAL elettrico in acqua per friggere gli esemplari che altrimenti avremmo dovuto pescare normalmente. L'ultima fatica di Pocket Pair sembra prendere sul serio questa sorta di catena alimentare, ma lo fa contrapponendo una cruda realisticità al candore del comparto visivo. I mostri possono essere inoltre cavalcati per esplorare il mondo di gioco, via terra, via mare e persino volando in groppa a quelli alati. Ma soprattutto possono essere usati in combattimento, anche se i trailer pubblicati finora non si soffermano su questo aspetto. I nostri nemici saranno per lo più altri esseri umani. Sappiamo infatti che Palworld sarà un gioco multiplayer e possiamo quindi già ipotizzare una forma di PvP. Tuttavia, per il momento è stata confermata una modalità cooperativa che permette agli utenti di incontrarsi, affrontare insieme varie sfide o semplicemente trascorrere un po' di tempo in compagnia. Non è ancora chiara la presenza di una narrativa a sorreggere il gameplay, anche se alcuni scorci del trailer sembrerebbero remare in questo senso. In ogni caso, sappiamo che ci sarà una schiera di armi da imparare a usare e che i combattimenti si svolgeranno in terza persona. Sarà possibile servirsi dei PAL durante i conflitti a fuoco. Alcuni imbracceranno le armi e si uniranno alla lotta, mentre altri rappresenteranno semplici strumenti difensivi, come scudi dietro cui nascondersi. Pocket Pair sta lavorando attentamente su questo aspetto, implementando addirittura un gameplay sui veicoli in cui un giocatore guida e l'altro spara contro i nemici. Si tratta di meccaniche talmente assurde e svincolate dalla formula tipica di Pokémon che è difficile immaginare che possano davvero funzionare, sebbene gli scontri a fuoco non saranno il cardine della componente action. Ci sarà la possibilità di far scontrare squadre di PAL nelle arene, con una nutrita parte gestionale che permetterà anche di combinare le creature geneticamente, producendo ibridi mixando abilità e statistiche. La nuova opera di Pocket Pair potrebbe essere una sofisticata interpretazione della formula dietro il recente Pokémon Legende Arceus, ma dobbiamo ammettere che la sua fredda violenza ci lascia perplessi. Pokémon e i suoi numerosi emuli hanno sempre sostenuto il rispetto per gli animali, nonostante una parte consistente di questi titoli vedesse i giocatori mettere i loro amici tascabili in pericolo nelle battaglie contro gli altri mostri. Palworld se ne infischia e usa i PAL per quello che sono, colorati mostri virtuali di cui non interessa nulla a nessuno una volta spenta la console. I mostri diventano
così semplici strumenti nelle mani dei giocatori. Ma al di là di questa sconveniente filosofia, è necessario capire se le diverse identità del gameplay possano coesistere in un solo titolo. Voi che idea vi siete fatti? Ditecelo nei commenti qui sotto e non dimenticate di seguire Multiplayer.it su tutti i suoi canali, a cominciare ovviamente da YouTube, dove vi consigliamo anche di attivare la campanellina delle notifiche per non perdervi video come quelli qui accanto. Grazie e alla prossima!